Amici dello sportello del cittadino, siamo in via Fratelli Rosselli 3 e a Taranto e questo servizio, questo sportello del cittadino ci fa capire come l'amministrazione comunale proprio abbia dimenticato gli abitanti di questa zona, di questo plesso. Infatti quest'area, lo sottolineiamo 100 volte, è un'area appartenente, è area pubblica, quindi appartenente al comune di Taranto, però questa zona non viene assolutamente calcolata, considerata dal comune di Taranto. Perché? Uno, perché per quanto riguarda l'illuminazione, l'amministrazione comunale non si è mai degnata di metterla e quindi vi hanno provveduto gli abitanti di questa torre che a loro spese hanno fatto mettere i lampioni, numero uno. Numero due, l'altra cosa assurda è che l'ABIU qui non si vede, quest'area è pubblica, ma l'azienda municipale di igiene urbana, l'AMIU, non è mai venuta a pulire, per cui gli abitanti delle torri sono costretti a loro spese a pagare una ditta per effettuare le pulizie. Se si considera poi che qui c'è un parcheggio del quale chiaramente godono gli abitanti delle torri, ma è un parcheggio pubblico aperto, per cui chiunque può venire qui e parcheggiare, può venire anche una persona da Milano e, essendo l'area pubblica, è libera la persona di parcheggiare. Bene, a questo punto tutti questi servizi, paradossalmente e per assurdo, vengono forniti dal cittadino che paga le tasse e che si deve autofinanziare e non certamente dall'amministrazione comunale. Il cittadino paga le tasse e il comune dà servizi pari a zero. Questa è la realtà di Taranto, questa è la realtà di via Fratelli Rosselli 3. Il comune esiste? Certamente no. Il sindaco neppure. Benvenuti a Taranto, laddove le istituzioni non esistono.